È in corso a Barga da domenica mattina l'operazione per il taglio dei platani malati del fosso. Questo luogo, biglietto d'ingresso per chi arriva a Barga, perde così un altro pezzetto della sua bella immagine con il taglio, dopo già quelli abbattuti nel 2011, di altri 5 degli antichi platani presenti fin dai primi del Novecento in alcuni casi e che sempre hanno offerto un'immagine unica per chi arriva a Barga. Un danno di immagine notevole anche se inevitabile, come ha spiegato il comune di Barga con il sindaco Marco Bonini e l'assessore Pietro Nesti. Le piante abbattute sono tutte colpite o comunque attigue a quelle colpite dal cosiddetto cancro colorato, per il quale l'unica cura possibile è purtroppo l'abbattimento degli esemplari infetti e di quelli più a rischio. L'operazione, portata avanti su precisa indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale proprio per combattere l'avanzare della peste colorata, ha riguardato come detto 5 esemplari, mentre per le altre piante del fosso, una volta che sarà rimosso tutto il legname infetto, prenderà il via un'operazione di potatura per cercare di rafforzare le piante sane ed evitare il propagarsi della malattia. Come ci dicono gli amministratori barghigiani, dopo la rimozione degli esemplari malati, che dovrà riguardare in futuro anche il carotaggio e la rimozione delle radici, e dopo la cura delle piante rimaste, è intenzione del comune procedere al riposizionamento di nuovi platani, di esemplari cosiddetti indenni che dovrebbero sopravvivere alla peste colorata e dare continuità in qualche modo alla storia dei platani del fosso, che in più di un secolo di storia di Barga si sono integrati e rappresentano essi stessi l'architettura e la migliore immagine del posto.